Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie Livorno State of Mind. Allora, ragazzi, ci eravamo lasciati qua in attesa di iniziare ufficialmente il calciomercato invernale. Mi sono arrivati delle mail, ovvero che quelle un pochino più significative sono queste due. Ovvero, nostro amico Ciccio è rientrato dal prestito, che si sapeva che scadeva a gennaio, e poi è arrivata un'offerta per Eriksen. Offerte decisamente importanti. E io vi ci devo ragionare. Perché? Perché Eriksen è vero che è sicuramente una pedina fondamentale della squadra. E vi dirò di più. Sinceramente, quando l'ho presi a parametro zero, no? Il precedente anno, la precedente stagione, non pensavo che Eriksen potesse diventare così importante per me. Perché sinceramente sapevo che era forte, ma non così tanto. Perlomeno non era forte per la tipologia di gioco che uso io. Quindi non lo so, o prova a fare, no, a richiedere veramente uno sbotto di soldi, tipo 70 milioni, o altrimenti non parte. Nel senso, o lo vendiamo veramente una cifra spropositata, o altrimenti non parte, almeno per ora. Poi non lo so se magari voglio eventualmente scambiarlo a qualcun altro, non lo so, vediamo. Comunque, detto questo, procediamo. Prima eventualmente di provare a prendere qualcuno, guardiamo se Eriksen lo vendiamo. Perché una volta che vendiamo Eriksen, sempre se lo vendiamo, abbiamo sicuramente molti più soldi per fare delle offerte. Quindi procediamo e guardiamo un po'. Intanto vogliono anche Iheanacho, maledetti loro, maledetti. Iheanacho si vende per anche lui per una cifra spropositata. 40 milioni e 5. Se accettano può andare via, altrimenti rimane. E Dragoschi no, Dragoschi me lo puppate, no, Dragoschi no. Le altre due so eventualmente con chi sostituirli. Dragoschi no. Allora, Lione non lo vuole più Eriksen. Bene così, da una parte. Un'altra offerta per Iheanacho. E io voglio 40. Anzi, 42, vai. Offerte di mercato. Castagne e Angelino. No, Castagne no. No, e Angelino nemmeno. Però un attimo danno meno di quanto vale. No, no, rimane con noi. Ancora un'offerta per Iheanacho. Il Lione. Anche a loro richiede 42 milioni. Ancora, che è il Bordeaux di prima. No, 38. 39. Vai. Comunque, adesso torniamo a giocare. Ci aspetta la partita di campionato contro la Fiorentina, laggiù a Firenze. E niente, iniziamo. Vediamo un po', i giocatori ci sono, belli carichi, e vai. Giochiamo di giorno. Sembrerebbe esserci bel tempo. Vattene nel calcio, inizio loro, e iniziamo. E vai Paulino. E guardalo di va. No! La dovevi dare a Kelechi. Lo farò? Ma dai, porca puttana di... Attenzione! Mamma mia, diventa uscita! Meno male! Babacar! E vai, Cristianino! E vai! Ma dai, ma perché l'ho voluta passare? Mi sono cata addosso di tirà! Bastava piazzarla e probabilmente era go! Che cretino sono stato, di... E vai! Madonna santa, di... Oh! Non ci riesce a far go, No, dai, non c'è nessuno. Finisce sì il primo tempo, 0-0, ma che palle, te. La Fiorentina, essere giusti e essere realisti, poteva far un go. Noi se ne poteva fare minimo 3. Niente, 0-0. Vabbè, andiamo a farci uno tempo. Occhio, no, non ci credo. 1-0 Fiorentina. Maremma cane. Che è Babacar, ma mi pare proprio di sì. Porca puttana di... E vai Dybala. Ma dai, che culo di... Mamma mia, rischiano di andare sul 2-0. Dragoschi non vuole la butta via. Vai Paulino. Ma dai di... Tira. Non ci vuole rete, bimbi, ha scoppiato il palo. Dai, ma è uno scherzo questo via.
Si è perso 1-0, ve ne rendete conto? Oh, nemmeno il pareggio, che sarebbe stato proprio il risultato minimo per quanto visto e per quanto fatto. Si è perso, non ci voglio rete. Sì, non è vero un cazzo che di statistiche è meglio la Fiorentina di noi, non è vero. Vabbè, insomma, è andata così. Dal punto di vista delle partite, questo video inizia male, eh. Intanto, tornando a calciomercato, vi c'è la controfferta. Che la Lazio ha accettato, ma ha deciso di darci tutti questi soldi qui. Cioè, tutti questi soldi proprio. Proprio, come si può dire? Nemmeno magari tipo 25 milioni, 25,9, no, 25.925.000. Insomma, sì. Però io chiaramente non accetto. Toh, così, vai. Io, come ho detto prima, o Iheanacho si vende bene o non lo vendiamo. Comunque, io sfrutterei, no, l'occasione, però vorrei chiedere qualche spicciolo a Aldo, magari facendo tipo sì, gli chiedo 7, no? Magari faccio una richiesta, anche perché altrimenti non abbiamo tantissimi soldi, ho visto, eh. 12 milioni non sono tantissimissimi. Vediamo se Aldo accetta. Un'altra offerta, Iheanacho ancora. 40. Ha accettato comunque la richiesta Aldo e adesso possiamo, secondo me, concentrarci un po' sul calciomercato. Però vorrei far così. Un attimino. Vai. Lione. Ha deciso di accettare la mia controfferta per Iheanacho. Quindi basta. Rifiuta quella del Bordeaux. La Lazio no. Rifiutiamo questa qui da parte della Lazio. E rifiutiamo anche quella del Southampton. Attenzione, un'offerta per Sarri. Voglio il Torino. No, diamo 12 milioni. Intanto dobbiamo fare la prossima partita. Ovvero giocare in casa con l'Atalanta. Iniziamo, vai. Allora, vediamo un po'. No, levo Cerny e metto Masturbio. Vai. Iniziamo. Sotto la neve, giochiamo in casa, in notturna. Battiamo il calcio, inizio noi. E andiamo ragazzi, eh. Cerchiamo di non fa dal punto di vista del risultato come prima. Tira! Madonna santa! Ma come mai? Attenzione! Mamma mia, bravo Dragowski. E vai Kelechi! Maremma cane! Finisce 0-0 il primo tempo. Non abbiamo avuto tantissime occasioni, abbiamo avuto qualcosa, però purtroppo non siamo stati in grado, o bravi, di concretizzare quanto creato. Andiamo a fare il secondo tempo, sperando possa andare a qualcosa, perché sinceramente mi va giù male, un eventuale pareggio o addirittura un eventuale sconfitta, perché di solito quando non faccio go me lo fanno, vedi la partita di prima. Addio, fuori. E vai Eriksen! Christian! Eriksen! Al 65esimo, la sblocca lui! Finalmente! 1-0! E andiamo! Boh, via, meno male! Siamo riusciti a far gol, dai dai, eh! E vai! Paolo! Dybala! 2-0! I classici gol brutti! Però va bene, o meglio sì, alla fine chi se ne frega, l'importante è buttarla dentro. E andiamo. Ho temuto per il fuorigioco, sinceramente. Cambio, fatemi fare qualche cambio. Allora, levo Dybala, come sempre, come faccio spesso, metto Djordjevic. Stavolta levo Castagne e metto Abner, anche se nel suo vero ruolo. E poi metto Pereira al posto di Hakim Mastur, vai. Addio! Classico tiro cross, Dragowski attento, meno male. Attenzione, meno male, alta. La poteva riaprire, eh. Ho voluto provare così con Kelechi per far rifare eventualmente l'ultimo gol con la maglia Amaranto, o perlomeno la maglia del Livorno. Perché chissà se Kelechi accetterà l'offerta del Lione e andrà via. Potrebbe essere la sua ultima partita, ecco. Chi lo sa. Finisce così. Siamo tornati alla vittoria. Una bella vittoria fra l'altro. 2-0. E andiamo. Via. Meno male.
Stavolta, al contrario della precedente partita, abbiamo vinto. Il risultato è giusto con quanto visto sul terreno di gioco. Attenzione, stessa problematica, tra virgolette, che si era creata nel mercato estivo, ovvero Kelechi non trova l'accordo e Kelechi, vi posso garantire che, come già vi dissi, indipendentemente da qualsiasi squadra, no? Faccio un'offerta per lui, lui almeno in questo calciomercato non se ne va. Quindi Kelechi rimane con noi. Nel frattempo sono arrivate altre due offerte, un'altra volta per Sarri. Guardiamo se magari così accetta la Sampdoria, perché prima era Torino, adesso è la Sampdoria. E poi un'offerta, se non sbaglio, per Abner. 1 milione, facciamo 1 milione e 3, vai. L'altra volta Kelechi, no, Kelechi basta, tanto non se ne va, quindi rifiutiamo tutte le offerte. Torino ha accettato la nostra controfferta, 12 milioni. Quindi guardiamo se Sarri fa la fine di Janosch o va via. E intanto siamo arrivati qua. Per favore, concedetemi di fare questo, dato che si gioca in casa, si gioca contro l'Empoli, che almeno sulla carta non dovrebbe essere più forte di noi. Fatemi simulare la partita, per favore. Guardate, Team Cup. Dimolo 1-0, vado avanti 2-0 e siamo passati. Ale, facciamo così anche con la offerta alla Sampdoria, perché la Sampdoria ha rifiutato la nostra controfferta. Mettiamo 12 milioni anche. Allora, intanto un'offerta per Mastur. No, Mastur, se lo volete, io ve lo do a 16,5. Se accetta bene, se rifiuta rimane a noi. Tanto il Mallorca ha deciso di accettare la nostra controfferta per Abner. Attenzione, un'altra offerta per Eriksen. Stavolta lo vale il Bayern Monaco. Anzi, no. Mettiamo. Quant'era? 65 il massimo, no? Proviamo così. Era il 65. Io mi ricordo che anche se non c'è scritto che prima potevi fare una controfferta di massimo 65 milioni. Proviamo a vedere. Un'altra offerta per Eriksen. Ma proviamo così. Nel Saint-Étienne addirittura. Intanto giocatore venduto. Sar è andato via. E Abner uguale. Atletico Madrid, no. Abbiamo 14 piuttosto, no? Anzi, sì, 14. Mastur almeno. Quindi adesso, grazie alle vendite, siamo messi così. E quindi secondo me possiamo eventualmente cominciare a fare qualche offerta. Allora, io vorrei provare a fare, anche se potrei benissimo prenderlo a parametro 0, però lo voglio già adesso. Vorrei prendere o provare a prendere Alaba. E io provo a fare questa offerta qui. 13 milioni più Angelino. Che eventualmente, se dovesse arrivare Alaba, chiaramente andrebbe in panchina. Voglio prendere Rocco. E ci voglio mettere. Boh. Vediamo un po' che ci si può mettere. Tanto per aggiungerci un giocatore. Boh, mettiamoci lui. Brotone. E mi si dà 6 milioni. Dato che anche lui c'ha contratti in scadenza. E vorrei provare a prendere anche Maurizio. Che Maurizio è come Rocco e come Alaba, ovvero che ha il contratto in scadenza. Quindi stessa cosa, però almeno lui gli si dà 8 milioni. Il problema di Maurizio è che è più vecchio degli altri, ha già 30 anni. E sinceramente a me questa cosa non piace tanto. Però è pur sempre un difensore di tutto rispetto, totale 80 watt. Riproviamo a prendere Halilovic. E io, sapete che ci schiocco? Non me ne frega niente se poi me ne posso pentire o meno. Io ci schiocco. Dov'è? Non lo vedo più. Bacalvone Scerni e 10 milioni. Vediamo un po' se così accettano. E poi ragazzi, voglio provare a fare questa super offerta, mettendoci Rafinha nel mezzo per Marchino Verratti. Secondo me uno dei centrampisti centrali più forti del gioco. In questo momento anche del mondo, in generale, non del gioco. Il Bayern mi dà questi soldi VIP per Eriksen. Non sono pochi, però voglio provare a prenderne di più. 60. Ho paura di pentirmene. Speriamo di no. Comunque adesso siamo arrivati alla terza partita giocata, perché in realtà la quarta si conta quella che c'è in Team Cup del video. Giochiamo a Bologna contro il Bologna.
E iniziamo. Un attimino, però, sto guardando la classifica. L'Inter ci ha superati. Maledetta la miseria. Poi Juventus si è invece fatto. No, non è vero, non è che ha fatto una grande botta. Perché alla fine è solamente a 3 punti da noi. Vabbè, iniziamo e guardiamo di vincere anche questa. La squadra c'è. Vai. Mi sto scordando di dirlo, hanno battuto il calcio il solore, scusate, ero un attimo solo a pensiero. E niente, iniziamo. Attenzione, mamma mia. Tiro cross, ma capito quando subito qui. E tira Kelish, mamma mia. E vai Rafinha. Che cazzo però, eh. Attenzione, bimbi. Attenzione, bravo Dragoschi. Attenzione, levala, bravo. Finisce così il primo tempo. È abbastanza divertente la partita, anche se di occasioni ce ne sono state tante, ma non tantissime. E, però il risultato è 0-0. Niente, iniziamo il secondo tempo e guardiamo di, non lo so, cambiare le cose. Prima però di iniziarlo voglio fare qualche cambio. No, va bene così, vai, vediamo solamente Cerny fermasturre. Tira Bilal! Non era un tiraccio, però era facilmente prendibile. E vai Kelechi! Ma dai, ma dai, ma dai! Attenzione, Mastur! In rovesciata, peccato di. E vai! Madonna santa di. E vai! Paolo! Dybala! Con un po' di culo, ma è giusto sì, perché si è fatto 47.000 tiri e non è entrato nemmeno uno. Quindi c'è questa sorta di karma, no? E anche nelle partite è giusto che abbiamo fatto gol. Anche se abbiamo fatto così. 1-0 e andiamo. No, no, bravo! Non mi dica rigore, eh. No, meno male. Punizione. Attenzione Munier. Mamma mia, la parata di Dragoschi. Però non è ancora finita. Vola la via, frulla la via. Via. Ale, bravi. E andiamo, vai di contropiede. Vai. Vai. Guardalo. Madonna, come si sciupa tutto. Tantissime volte. E vai Kelechi. E va a chiudere. Vai, vai. È stanco. Ne parlo più, ma tira. Niente. Finisce così, ugualmente, meno male. 1-0. Vinciamo anche questa. Bravi ragazzi, via. Anche se con un po' di sofferenza, però alla fine siamo riusciti ad ottenere 3 punti. Ale, bravi. Torniamo a noi, al calciomercato. Allora, boia. Allora, Eriksen. 60, vai, anche voi. Atletico Madrid ha accettato la controfferta di 14 milioni per Mastur. Vabbè, questi sono tanti di prima. Ma come no? Ma dai, ma non è vero, ma perché? Maremma cane. 18, proviamo. Se vuole quelle lì, chiaramente alla va sarta. Poi Maurizio, uguale. Allora si prova senza giocatore. Proviamo 9. Barcellona, Madonna Santa Lilovic, io non te lo voglio andare. Allora si prova anche lui senza giocatore. Proviamo 18. Oi oi. Ma come mai no? Proviamo 7. Anche lui levandoci i giocatori. Allora, voglio a Rafinha, la Roma. No, minimo voglio 30, 34. Si demanda via. Addio, Maremma cane, già. Allora, aspettiamo. Eriksen. PSV, Dio sì. No, 60. Vai. E anche lui uguale. Porca puttana de. Oi oi. E allora bisogna andare a prendere qualche svincolatore, se no non si riesce a prendere, anzi a vendere nessuno, perché non si chiama Astur già. Oi oi, Alaba via, basta, saltato. Rocco, proviamo 9. Lazio uguale. Il giocatore? No, l'hanno venduto. No. Cosa dio? Proviamo 12. Aspettate, ho sbagliato. No, c'è. Oi oi. 12, vai. Vai chi c'è?
Barcellona. Che palle. Allora, ci provo a mettere Pereira. Dov'è? Vai. E ti do 23. Arsenal, Verratti. Maledetto lui. 20 milioni. Allora, bisogna andare a prendere i svincolatoni. Svincolatoni che però di almeno un massimo di 30 anni fate una mente. Boh, tipo prendiamo lui, così. Prendiamo anche lui. Prendiamo lui. Prendiamo lui. Dawson qui, un altro difensore centrale che probabilmente non giocherà mai. Poi boh, prendiamo lui, così, a caso. Basta, eh? Allora, via. Ancora, ancora. Maledetta la miseria, dì. Proviamo, sì. Non di più. Lazio ancora. Maremma cane, dì. Non mi voglio andare. Non voglio accettare, dì. Ora ti do 3, 13 e 3, dì, oh. Più di bello c'è scritto che. Cioè, dovrebbero accettare per forza, no? Barcellona, Madonna Santa Lilovic, dì. Vai. Allora, intanto arriviamo alle svincolatoni che sembrerebbe che abbiano accettato tutti. Vai. Così si può vendere qualcuno, no? Vai. Ci sa più una lira, spendi degli stipendi. E vai, via. Quindi, tornando al discorso delle eventuali vendite. Allora, Rafinha, 34. Poi, loro, mettiamo 60. Vai, PSV. Ma PSV tutti i miei soldi. E Bayern Monaco, no, mettiamo 57,5. Dai, eh. Intanto, Madonna Santa, me l'ho rifiutato per Eriksen. Comunque, se Dio vuole, il Manchester è citato per Rocco. Via. Vai, sì, olè. Vediamo un po' se almeno lui viene. Per sostituire Sarri, chiaramente. Lazio, sì, un po' di più. No, più di Rocco. Barcellona, Maremma, cane. Proviamo, sì, dai, Oppure fallisca, se no. L'Arsenal non te lo dà, Verratti. Maledetti loro, dì. 29. Vai, accettiamo la veste del PSV. Vai. 58 milioni che sono tanti. No, dammi un po' di più. Un pochettino. 32. E ragazzi, faccio le peggio offerte. Forse ne ho messi già soldi per eventualmente finirle. Comunque, siamo arrivati qua. Prossima partita contro Udinese in casa. Intanto mi ero un attimino flippata. Guarda la classifica che. Ci rivede, meno male, al primo posto, perché evidentemente l'Inter ha perso. Comunque guardate la Juve, appena appena recupera, che come dissi già in precedenza, non mi ricordo se in questo video o quello precedente, pare quello precedente, secondo me la diretta avversaria che dovremmo avere e che avremmo sino all'ultimo sarà la Juventus. È solamente un presentimento che ho, perché l'Inter prima o poi secondo me fa la botta. Vabbè, detto questo, iniziamo a giocare. Allora, vediamo un po'. Sì, vai. Iniziamo. Va bene così. Nevischio, vai. Ale. Ma a me più che nevischio mi pare veramente neve. Comunque, vabbè. Battiamo il calcio inizio noi e detto questo, iniziamo. Fuori, Però occhio, perché Dragoschi è stato fermo, era immobile. Attenzione, vai Dybala! Paolo! Dybala! E blocca lui! Dopo 13 minuti, 1-0! E andiamone! E vai Eriksen! Dio buono, te! E vai Eriksen! Cristian! Eriksen! 2-0! Potrebbe essere il suo ultimo gol con la maglia Maranta. Poi chiaramente, chissà, sempre se dovesse andare via, chissà
chissà cosa può riservare il futuro. Comunque, per ora ha fatto gol. E tira castagne! Dio buono castagne! Finisce così il primo tempo. Predominio totale nostro, bene così. Unica pecca è che si è fatto male Dybala, cioè non è che si è fatto male in maniera grave, almeno sembra, o sembrerebbe. Si è fatto male, diciamo, come vedete, un pochettino, ovvero c'è il cerottino. Quindi per non rischiare lo leviamo, così come leviamo Cerny, tanto per fare un po' di turnover, e mettiamo Pereira. Per il resto va bene così. Vai, iniziamo il secondo tempo. E vai Kelechi! Dio buono, difensore davanti. Attenzione, a mezza zotta, in difesa. Meno male non hanno fatto gol. Occhio no, meno male, vai. L'ha presa Dragoschi. Castagne la stava per combinare grossa. Vabbè, così, volevo provare. Tanto manca poco, magari la incorciava bene, la buttava dentro, perlomeno prendeva la porta. Vabbè. Ci può sta. Addio! Zotta! Eccolo lì! Filip! Djordjevic! Mamma mia, che errore di gioco, ma non da parte dell'Udinese. Sì, ma proprio questo è un errore del gioco. Madonna santa. Domani non è capito tanto questo, non mi incazzo proprio io. Nemmeno il male. Dai, vabbè, io sono contento per il gol, però veramente una sorta di bug questo, eh. E finisce così, 3-0. Bene, no? Secondo tempo chiaramente è stato un po' più soft del primo. E vabbè, il terzo gol chiaramente è venuto per quell'errore lì. E niente, bene così, un'altra vittoria. Adesso torniamo al calciomercato, che se non sbaglio, sì, dovrebbe essere in chiusura. Quindi sono le battute finali. Maremma Cane c'è un'altra volta la Team Cup, ma io simulerò anche quella. Deo. Intanto Dybala si è fatto male per 5 giorni. Ale, che gioia. Rocco lo vuole anche il Leverkusen, ma sarà il caso che lo lascia a noi. Allora, Alilovic c'è un'altra volta rifiutato. Maledetta la miseria. Ma che palle però te. Boh, proviamo 32. Più Pereira, chiaramente. Intanto non so se avete notato, però sono aumentati, no? È aumentato il budget di trasferimenti, quindi appunto vuol dire che abbiamo venduto Eriksen. La Roma ha accettato la nostra controfferta di 32 milioni e 5 per Rafinha, e l'Arsenal ha rifiutato l'offerta per Verratti. Maledetta la miseria cane. Io però Verratti lo voglio uguale. Boh, ne do 38. Rocco ha rifiutato. Maledetta la miseria. 140, voglio vedere se rifiuti ora. Intanto, come ho detto prima, siamo arrivati al diciamo secondo turno per noi di Team Cup. Giochiamo in casa contro il Sassuolo. E io ho paura, perché il Sassuolo secondo me è, anzi secondo me, credo che sulla carta sia più forte dell'Empoli. Quindi non so se magari andremo fuori o no. Io me la rischio. Speriamo bene. Intanto Pereira ha preso il posto del venduto, no? Ormai Eriksen. Ah, io 1-0 Sassuolo, 1-1 Rafinha. Se fosse, vado. 2-1. E a regola dovremmo aver passato il turno, perché non c'è un ritorno, no? Quindi bene così, meno male, vai. Intanto, non so se avete letto, abbiamo venduto Rafinha qui. Dai, che palle però, eh. Boia. 35. No, un COC mi serve per sostituire Eriksen, per forza. Poi mi serve anche Verratti per sostituire Rafinha. Ma io non ce l'ho mai tutti i soldi lì. Ma cosa faccio l'offerta a 50 milioni? Cioè, ce l'ho. Però se dovessi accettare tutte e due, si è rotto i difensori. Boh, vabbè, vediamo un po' cosa verrà fuori. No, che palle. No, ho letto una cosa che non volevo leggere. Maremma Cane. Trattativa interrotta col Barcellona. Maremma Cane. L'Arsenal l'ha accettato, è già qualcosa. Però, cazzo, per un giocatore che è
Scanzi ha tirato 50 milioni è tanto. E vabbè, ormai ci sono la fonte. Ora che cazzo prendo? Il posto di Halilovic. C'è Insigne che anche lui è scadenza. Vediamo un po' quanto vogliono. Non vale nemmeno tanto. Proviamo, boh, così. Proviamo lui a prendere. Chiaramente ne prendo uno, COC, faccio varie offerte. Però poi alla fine ne prendo uno. Dei bimbi c'è anche Depay. Depay vive un signor giocatore, eh. Chiaramente lui è più un, diciamo, un esterno. Però se non sbaglio può giocare anche COC. O perlomeno, volendo c'è Cerny che sa giocare COC, no? Boh, vabbè, lo prendo. Male male, bimbi, faccio giocatori di ruolo a cazzo. Se vediamo di... Via, 20 milioni, vai. Tac, così, tanto. Ormai c'è soldi da buttare via. Poi, se dovesse andare male, Rocco, c'è Ginter. Anche lui dovrebbero chiedere tanti soldi. Anche quello scadenza. Anche lui è un altro difensore di tutto rispetto. Tanto anche più giovane, quindi magari c'è più possibilità di crescita. Boh, andiamo avanti, vediamo un po'. Aio, attenzione. Prendiamo Verratti. E Verratti, ragazzi, è veramente forte. Al posto di Rafinha, per ora. Poi, Dortmund, vabbè. Oi, oi. Dortmund ha rifiutato. Maremma cane. Allora, facciamo così, si fa prima. Dov'è? Eccolo, Ginter. 15. Quanto ormai, bimbi, vi faccio l'offerta alla cazzo di cane. Sì, via. C'è da prendere un difensore per sostituire l'ormai venduto, anche lui Sarri. Attenzione, ha accettato per Depay. Ai, bimbi, Depay è forte, eh. Mamma mia, è forte, forte Depay. Napoli, offerta rifiutata. Vabbè, proviamo. Madonna, questi tosi vi. Proviamo a rifare un'offerta. Magari, boh, dovesse essere a Depay. Proviamo 18. Io ero Rocode. Cosa devo fare per lui? Così, to. 3, vai, 3 anni. Attenzione, Rocco ha accettato. Però, sinceramente, preferirei prendere Ginter. Perché ho valutato le osi e poi è Canadi. No, 29 è troppo. Vieni, Rocco. Vieni, te, bello. Vai. No, aspettiamo, aspettiamo. Volevo un attimo ragionarci sulle osi. Allora, no, ormai mi sono puntato a voler prendere Depay. E ne do 200. Me ne frega niente di Insigne. Voglio Depay. Anche se magari può non essere il suo ruolo, voglio Depay. E lo faccio giù a COC. Non me ne frega. Per la difesa, eventualmente, ho pensato anche a un altro nome. Sempre che non l'abbia preso il Milan. Perché mi pare lo voleva. Insomma, vedete, America la porta. Bimbe lo è straforte. No, non l'ha preso il Milan, a quanto pare. Quanto chiede? Chiedono tanto. Firmiamo 40. Ma ce la posso fare poi di soldi? Direi no. Boh, guardiamo un po'. Altrimenti ce ne sono tanti da poter prendere, eh. C'è Varane. Avete voglia? Anzi, ha voglia di giocatori. No, Varane no. Varane appena arrivato fra l'altro del Madrid. Visto che costa già troppo. Se no un altro, Marquinho. Sì, Marquinho, Marquinho. Perché lo di Marquinho come c'è scritto? Dov'è? Però non si sa quanto possano volere. Boh, proviamo 30. Poi un altro può essere lui. Se penso si pronunci Schull. Niklas Schull. Sì, arriva. Già nel Barcellona. Te la bella è data in Barcellona. Si può provare. No, 20. No, mettiamo 25. Si prova. E poi mentre scriveva è venuto in mente anche lui, no? Lui cos'è? Che non è chiaramente un difensore. Però è di... No, perché lo volevo dare al posto di Cerny. Perché Cerny è bravo, però mi ha un po' rotto le palle perché non ce la fa di resistenza. Boh, si prova a fare offerte. Se la gente bene, se no pace. Partite la bella indata di Real Madrid. So che stanno destro, però ragazzi, lo sapete, faccio il cazzo che devi fare per quanto riguarda le posizioni. Se è esterno, per me può giocare sia a destra che a sinistra. La butto così. Mi voglio giustificare dicendo che stasi qui. Grazie Depay per aver rifiutato ancora una volta. Dai, non rompere le palle, vieni. E stai zitto. Aio, attenzione, hanno acceso per la porta. Vieni, la porta è forte, eh. Proviamo. Dargli il contrattino. Per Saint Germain, no, va bene, ok. Allora, attenzione, hanno acceso per Schull.
Ah, io ho una città anche per lui. Ma sarà forte. Io so che lui è di prospettiva, però non so quanto possa averci ora. Io anche, vedete, anche il Milan ha fatto l'offerta per la porta. Fra l'altro, ha dato uno sbotto e soldi meno di noi, va bene. No, bimbi, non viene nessuno. Maremma Canede. Allora, proviamo sì. 2,20. Sì, poi tanto non ce l'ho soldi. Io faccio l'offerta, ma così. Anche di contratto, non ce la faccio mia. Se dovessi prendere o Depay, anzi, se dovessi venire Depay, la porta dice, di certo lo posso prendere. Ma proviamo, sì. Ce la posso fare di soldi perché sono andato sì a caso, Lui, boh, proviamo 100. Io non sto a prendere giocatori che poi non so nemmeno se possono giocare, se sono forti. Non così. Si va a caso, alla buona. Ma Frick non prende nessuno. No, l'ha preso il Milan, la porta. Maremma cane. Oh, a me mi ha rotto. Vieni un po', Boia Canede, ma quanto vuoi di soldi? Boia de. Boh, io voglio vedere se non viene. Boh, io ho 50.000 in più. Quanto richiede lui? Per non parlare di Depay, la super offerta li fa. Oh, finalmente de. Ah, io ti vedo, mi faccio il danno. 43 no, ce la dovrei fare. Boia cane. Vai. Lui? Ci si fa la grande, Fatemi vedere la squadra com'è ora. Bimbi, ora siamo forti, Veramente, veramente forti. Dov'è Depay? Dov'è il mio amico Depay? Eccolo lì. Poi sulle di va. E me lo ricordavo, infatti, Depay. Poteva giocare anche COC. Anche se, chiaramente, è nato, tra virgolette. Anzi, trova meglio come esterno sinistro. Però mi ricordava c'era qualcosa. E Verratti, fra l'altro, CDC. Ragazzi, questa è la squadra, perché probabilmente, anzi, aspettatevi, correttezza, aspetto proprio la fine, però credo che rimanga così, non succederà niente. Attenzione, offerta per il trasferimento, vai, vai via, vai, puoi anche andare via, se ce la fai. No, mi sa che non ce l'ha fatta. No, sinceramente non mi interessa il posto a squadra Everton. Comunque no, non abbiamo venduto poi Gingan. Però, tornando al discorso squadra, ragazzi, questa è la squadra. Io direi che, nonostante siamo partiti due pezzi molto importanti per noi, ne abbiamo presi altrettanti due che secondo me qualitativamente sono anche più forti. Forse magari Depay pecca un pochino rispetto a Eriksen, forse, va visto. Però Verratti confronta Rafinha, ragazzi, a voglia di brava Rafinha, ma Verratti è un fenomeno. Oh ragazzi, secondo me si è fatto un buonissimo, per non dire ottimo, calciomercato, Datevi. Poi ci siamo messi, abbiamo sistemato, siamo un pochino sistemati un po' di più in difesa, anche se forse per i soldi che avevamo potevamo fare qualcos'altro, agire meglio. E sono stato un brodo io, che ho avuto le furie e mi sono confuso, ho fatto tante diveasini, no? Facendo offerte che poi magari diciamo non potevo mantenere. E niente, dato così. Però io sono, non dico molto, però sono piuttosto soddisfatto del calciomercato. Non stiamo a guardare comunque, secondo me, perché magari uno può essere condizionato dalla cifra, no? Diciamo, dalla qualità dei giocatori, perché magari ci dice, guarda il De Schick, c'è 76. Sì, però anche il De Schick per D, basta vedere, per chi chiaramente mi segue, chi segue la serie, basta vedere l'agilità che ha. Per dire che quel numero non è importante, o perlomeno basta vedere come lo sfrutto io, come sfrutto le sue caratteristiche per dire che il numerino che praticamente riflette le sue qualità non è importante. Perché penso che il De Schick sia nettamente, per quanto mi riguarda, più forte di Cenni, che magari è un 79, per di. E quindi niente, questo era un discorso dal punto di vista del numero, no? Magari ci dice, insomma, la squadra si è forte, però non è straforte. Avete ragione dal punto di vista numerico. Però, ripeto, per il gioco che ho io, la squadra è veramente forte. Guardiamo un po' dove ci porterà. Intanto per ora la squadra ha fatto bene. Bisogna vedere se con questi cambi può fare altrettanto, addirittura meglio. Chissà. Comunque, il calciomercato, il video finisce qua. Tanto guardate bellino, l'Inter ha perso, la Juventus ha pareggiato, ora siamo a +4 dalla seconda.
E niente, prima di lasciarvi voglio proprio arrivare alla giornata, la prossima giornata di campionato, che appunto ci vedrà giocare contro il Napoli laggiù. E niente, ripeto, io sono contento comunque del calciomercato. Non contentissimo perché, ripeto, anche questo potevo forse fare qualcosa di meglio e di più, però secondo me va stra bene così. Via ragazzi, detto questo, niente, arriviamo alle conclusioni. Come sempre, vi ringrazio in primis per la visualizzazione e poi vi ricordo di mettere, vai a fare queste tre cose, ovvero mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Via, detto questo, ci vediamo al prossimo video. Io non lo so, sono veramente curioso di sapere cosa succederà, se la squadra sarà più forte di prima, uguale, o magari sarà peggiorata. Vedremo, via, ci vediamo al prossimo video. Ciao!